Navetta Trinity. Navetta Trinity, qui è il comandante Corridan dei sistemi coloniali riuniti. Navetta Trinity, in avvicinamento al pianeta LVR18. Navetta Corridan? Trinity. Corridan, sei tu? Sei tu? Sì. Ah, finalmente siete arrivati. Entrate, lo so che sembrerà strano, ma questo è un pianeta, anzi un asteroide. Sembra essere un asteroide con dell'atmosfera. Entrate all'interno, sembra che si possa anche respirare. Comunque ci troviamo, abbiamo costruito una base sulla superficie di questo asteroide. Dovreste trovare il radiofaro, vi aspettiamo lì, passo e chiudo. Ufficiale, ufficiale Indy, ridurre la velocità. Ridurre la velocità, entrata nell'atmosfera in 3, okay. 2, 1, perfetto. Eccoli, Gabby, li vedo. Eccoli, eccoli. Sì. Ok. Atterrate qui, oh. Siamo qui. È fantastico. Sì. Oh. Ragazzi, maledetto coso che non funziona. Sì, infatti dopo che siamo entrati in questo posto, purtroppo il portale alle nostre spalle si è chiuso e i nostri amici qua hanno dovuto fare non so quanti anni luce di viaggio per raggiungerci. Sì, penso sinceramente che fosse praticamente scarico, credo che questo fosse l'alimentatore che dava energia a tutto questo apparato e aveva giusto la carica per un viaggio, proprio. Ok, piccolo domanda. La solita fortuna, chiamiamola così. Infatti. Prego, allontanarsi dal landing pod. Comunicazioni, okay, sì, okay. Allontanarsi leggermente, scenda, ufficiale Indy, scenda leggermente e rimanga almeno a una distanza di una trentina di metri dalla formazione rocciosa. Ok. Direi di fermarci qua, va bene, ci siamo, possiamo scendere. È stata veramente una buona idea costruire questa antenna, per fortuna che avevamo gli ingegneri di Metatron, che anche se ogni tanto si addormentava sul lavoro, è riuscito comunque a completarla in fretta. Si chiama riflessione. Infatti dovresti avere più spesso questi colpi di genio. Eccoci, siamo arrivati. Se non russasse durante le sue riflessioni forse sarebbe meglio. Ufficiale, mi segua. Riflessione profonda. Eccoci qua, signori, che succede? Sì. Perché ci avete chiamati con una richiesta di soccorso? Allora, avevamo bisogno di te e delle tue doti militari perché... Addirittura. Sì. Perché allora, sembra che non sappiamo esattamente dove ci troviamo. Abbiamo mandato questo messaggio, però... tramite l'antenna, però quando siamo arrivati su questo asteroide pensavamo che fosse un pianeta in quanto ha un'atmosfera, non sappiamo se sia respirabile o altro, non abbiamo i mezzi per definirlo e purtroppo Metatron non ha voluto provare a togliersi il casco. Abbiamo tutti paura di togliersi il casco, a vista sembra qualcosa di respirabile, ma non cioè, ci abbiamo fidiamo più di tanto. Anche i dati immagazzinati nel computer di volo non dicevano niente sulla stratosfera del pianeta, quindi non sappiamo se... È un mistero, totalmente misterioso. E quello che non riusciamo a capire è com'è possibile che un asteroide abbia un'atmosfera. Esatto, infatti. Scienza insegna che occorre una certa massa e forza gravitazionale. Tra parentesi, abbiamo anche la gravità, nonostante sia un asteroide, e noi di generatori di gravità non ne abbiamo messi qui. È una cosa molto strana, infatti. Effettivamente non mi era mai capitato in tutta la vita di servizio. Una piccola domanda, ma il suo amico qua non sembra reggere nemmeno il fucile in mano. Che è No, lui è soltanto un recluta, è un pilota, quindi è un ufficiale di bordo ed è soltanto adibito a pilotare la nave, nient'altro. Mi fa un po' paura, non vorrei che sbagliasse a sparare. Non ti preoccupare, Gabby, lo sai. Dare un fucile a me è sicurezza. Ok. A te, infatti, non avesse nulla, me lo conto, però preferirei, grazie. Ok, comunque credo che non ci sarà esattamente da sparare, non abbiamo, è da un po' di giorni che siamo qui che vi aspettiamo e non abbiamo incontrato forme di vita. Più che altro un ronzio sottoterra, c'è uno strano ronzio sottoterra. Non riusciamo a capire bene a che cosa... mi sa che dovremmo indagare allora, questo ronzio è una cosa alquanto strana. E allora muoviamoci. Allora, dividiamoci e cerchiamo un pochino in giro cosa riusciamo... Ok, io vado da questa parte, seguo il tizio blu. Ok. Ufficiale Indy, li stia accanto, Blu. Riporti in caso di problemi. Aspetti un attimo. Controllava se aveva tutto blu. Controllavo se ero io quello blu. È da un po' di giorni che sono qui, okay? Sì, ma voi siete rimasti senza ossigeno perché va data al cervello, mi sembra. È probabile. Ok. Ragazzi, ho trovato qualcosa. Ovviamente Metatron qualcosa qui sotto. È il più sveglio, Metatron, l'ha già trovata. E per forza ho dormito fino adesso. Oddio, chi è? Un masso che copre qualcosa. Cos'è? Qua ci sta un bel... Sembra uno scafo.
L'esame sembra... al carbonio dice che ha 2000 anni. 2000 anni? Che due, cazzo può avere? Se sembra uscito di fabbrica ieri. 2000 anni su un asteroide? Ah, mi sfugge qualcosa, signori. Dovete dirmi qualcosa che mi manca? Probabilmente questo metallo è un metallo che non è qualcosa che abbiamo mai visto prima. Sembra essere. Non è del normale metallo, non è del normale acciaio, è qualcosa di molto più duro e resistente. Ok. Ah, togliendo la roccia c'è un'entrata? Credo che ci sia un'entrata. Vediamo. Oh sì. Sembra una cella di ventilazione. Oh, è caduto, è caduto. Ehi, ehi, sei vivo? Ragazzi, mi stavate per buttare giù. Sì, sto bene. Stai bene, sei vivo? Fratture? È buio qui. C'è qualcuno che luci. Scendiamo? Fermi. Allora, prima scenda l'ufficiale, per favore, Indy. Vada giù e ci faccia sapere se è sicura la zona. Senza mitra, eh. Ma perché vada. Io? Vada, esegua gli ordini, subito. Dai, ti dobbiamo più prendere per le braccia e buttarti giù, forza. Tipo, uno, due, tre, buttati giù. Vai, com'è la zona, è sicura? Cosa dice il detector di scala? Ok, sì, è sicura, niente di niente, a parte siamo, sì, un piccolo buco, vedo qualcosa. Attivo il mio detector di linee e scendo, fatemi spazio. Ok, direi che possiamo... Va bene, a questo punto scendiamo tutti. Capitano, sì, io la seguo subito, seguiamolo a ruota. Ok, noi andiamo subito dopo. Ok, tiro un jetpack perché lanciarmi di sotto come ha fatto Meta non mi sembra. La zona è sicura, Ripley, passo, la zona è sicura. Ok. Attenti agli angoli. Ok. Mamma mia. Escono dalle pareti. Sembra che comunque questo materiale a prima occhiata era resistente, ma qui è tutto accartocciato. Sì, credo che sembra, a me sembra il risultato di un'esplosione, ma mi sembra i risultati di quando Meta cerca di modificare le navi Trivella. Niente, non ti preoccupare, tutto a posto. Ma ci è voluta un'esplosione atomica per fare una cosa del genere. Qui qualche civiltà sconosciuta. Non dice nulla, però la potenza deve essere... Cioè, una grande potenza è stata qualcosa di incredibile. Io penso che per provocare un'esplosione del genere... Deve essere stata anche molto ravvicinata, perché il collegamento della ventilazione che abbiamo lì invece è integro, mentre questo è rovinato, quindi deve essere stata un'esplosione. Più che altro, che metallo è questo qui davanti? Il detector non mi dice niente. È qualcosa di totalmente sconosciuto. Non lo so. Un mistero. Qualcosa di ottimo. Non identificato. E non si rompe, non si trapana. Cioè, è resistente anche. Metatron, venga qui. Abbiamo trovato qualcosa. Abbiamo io spero che non sia proprio indistruttibile questo metallo, perché secondo me dobbiamo passare dall'altra parte. Questo presentimento. È completamente bloccata la via qui. Esatto. Possiamo fare un tentativo, non lo so. Possiamo fare un tentativo? Può passare sotto, magari. Credo che... Meta, le rimangono delle mine di prossimità, per caso? Sì, dovrei avere qualcosa in tasca. Ok, intanto noi diamo un'occhiata da queste parti. Un momento. Ok, ma andiamo. Meta, ci serve lei. Ehi, Metatron, qui sopra, non da quella parte. Qui. Ehi, qui, dietro. Non qui. Sopra lì, qui. Potremmo provare a fare un varco con la navetta. Qui. Ah, ecco. Ecco. Aveva la trivella gigante, non scusate, capivo. Scusate, ma gli occhi un po' pesanti. Ancora. Pesanti con la trivella. Questo è sempre che dorme. Ok, allora ci serve che faccia saltare un bel caffettino, se non due o tre per tenersi sveglio. Ok, ci serve che faccia saltare quella parete. Pensa che con i nostri esplosivi da con le nostre cariche per grotte pensa di potercela fare? Sì, penso di sì. Ok. Rimaniamo indietro dietro questa linea, magari un pochino più sicuro. Di sicurezza. Le nostre cariche non sono tanto deboli, quindi io mi metterei qui se fossi in voi. Ok, giù, poi scendiamo. Andiamo in posizione sicura. Esatto. Anche molto più lontano. E state indietro se uscisse qualcosa, non lo so, un xenomorfo. Io qui perché voglio vedere la scena di Metatron che esplode insieme alla carica. Se esce qualcosa, la prima cosa che noi fuggiamo è Metatron viene mangiato vivo. Ma vabbè, lo stesso. Ufficiale Indy, si ricordi, raffiche brevi e mirate, eh. Che non ha il mitra, tra l'altro. Secondo me Indy è il tipo il primo che muore, cioè... Sì, sì, esatto. È nero sotto lo scafandro, okay, di mono. Okay. Metatron si è addormentato ancora una volta. Ah no, ecco, ha buttato una bambolina gonfiabile, non so cos'è. Ah, ok. È una carica. Tutti al riparo, ragazzi. È una carica per scavare, via.
Qua sta per esplodere tutto. Non mi fido io. Aia. Ok, allontanarsi. Oh. Fuoco in buca. Ti è un po' cartocciato, ma mi sa che ce ne vuole un'altra. Mi ce sa. Ne va ancora, ragazzi. Abbiamo... Vedo che comunque... Ok, allora ci penso io. Ho capito. Questo metallo è super resistente al tempo, però con il calore si attorciglia, sì, in qualche modo. Sì, credo che sia una... è comunque un'altra forma di difesa, se ci stiamo a pensare. Perché comunque... Infatti. Se si deforma invece... Cioè, di... che resiste a due cariche per scavare? Insomma, sarebbe saltata anche la Trinity, eh. È bello resistente, cioè... sto materiale. No, no, le nostre cariche di prossimità, vi assicuro, le abbiamo utilizzate per un sacco di lavoro. Vi posso assicurare che sono molto... vedo che poi Metatron è esperto, okay. Ci sta a 2 metri e le fa spellodere davanti, manco fosse Terminator. Ok. Lei ha visto troppi film, Gabby. Ci chiamo di prossimità perché ci devi stare vicino. Ah, okay. Metatron, da quanto è che lavoriamo assieme noi? Troppo. Perché mi sto... Uomo di poche parole. Ok. Ma la domanda principale è questa. Il sito però si è aperto. Allora, un si è aperto un barco di roccia. Perché la domanda è questa: perché uno scienziato c'ha un mitra e io non posso averlo? Ah, perché qui lui un tempo era un marine. Te non sai che storia ha questo signore. Lui al porto d'armi stellare lui, perché... Ok. Oh mamma. Che c'è qua dietro? Signor Gabby, venga a vedere. Oddio. Oh mamma. Aspettate. Che diamine sarebbe, ragazzi, questo? Non lo so. Secondo me bisogna guardarlo sotto sopra. Allora, aspettate, mi giro. Scientificamente parlando, non lo so. Mai vista una cosa del genere. Ma fare un test di radioattività non sarebbe il caso? È una piramide. No, allora, illuminati con firmed. Che dice? Non sento assolutamente nulla. Ah, perfetto, perfetto. È un contatore Geiger vecchio modello, quelli che fanno rumore. Pericolosa, ma va bene lo stesso. Ok, io non mi avvicinerei più di tanto, no, perché mi ricorda leggermente la talpa che avete utilizzato per entrare, però non voglio toccare niente. Non di vi avvicinate troppo. No, sappiamo niente di questa cosa, quindi occhio. Secondo me appena come la tocchi ti compaiono 18 alien e ti uccidono. Vabbè, tanto c'ho il mitra. Preferisco... Sì, tu. Io no. E quello di Meta che è caricato a palline di plastica, quindi preferirei... Ah, ecco, allora mi sembrava un po' strano. Ma sono sufficienti a far esplodere le nostre cariche di prossimità. Ok. Vedo che qui però c'è un quello che resta di un corridoio. Qui a quanto pare di metallo resistente, ma non ha resistito più. Qui qualcuno l'ha squarciato, sì, esatto. Sembra piegato dall'interno. Qualcuno o qualcosa ha fatto a pezzi tutto. E io spero che sia un qualcuno e non un qualcosa. Ma andate, vi copro le spalle. Ma io sinceramente preferirei né un qualcuno né un qualcosa. Abbiamo qui un altro muro. Ma questo mi un altro muro dopo questo muro. Mi sembra di metallo molto meno resistente questo, però. Infatti è totalmente un altro materiale. Vedete, questo in basso è diverso da quello. Qua possiamo andare pure di trivella. Questo possiamo andare avanti di trivella, secondo me. Aspettate, la prendo anche la mia, così facciamo un lavoro in due. Esatto. Per aver chiamato i sistemi coloniali uniti, spero che troverete qualcosa che ci darete prova della nostra presenza qui sul campo, no? Sì, lo speriamo. Sì, guarda come va. Fila che è un piacere. Il nostro intervento costa. Ok. Poi dopo ci accordiamo. Ok, ce l'abbiamo fatta? Sì, non faccio fatture, glielo dico. In mano se no mi spara un colpo, Ok. Sembra un atrio o un... Sembriamo le tartarughe ninja, mamma. Però vestiti, cioè, con tutti i colorati. Signori dell'esercito, credo che il vostro viaggio qui sia valso lo sforzo. Sembrerebbe proprio di sì. Ma sembrano quasi o delle camere criogeniche o degli escape pod, qualcosa del genere. Sì, sembra una specie di sì, però credo che possano scappare ben poco al momento, perché a quanto pare c'è stato un... Non ho... Ma che forma hanno? Non ho mai visto niente del genere. È qualcosa di mai visto? Mai è qualcosa visto. Di... Sembrano fatti dello stesso materiale del dello Stargate? Sì. Anche. Sicuramente Stargate, qualcosa di non umano. Sì. Guardalo. E credo che sia... Sì, credo che siano anche accessibili come... Poi l'accesso sul fronte, mai visto neanche. Boo. Sì, si può entrare in questi cosi. Dovremmo studiarli. Dovremmo studiarli bene. Allora, quello che mi chiedo è: qui può darsi che queste siano le uscite, che siano soltanto crollate e ci siano un po' di macerie? Possibile?
Sembrerebbe proprio di sì. Vede, da queste luci posizionate sotto, direi che sono proprio delle uscite. Sì, sembrerebbe. Allora questi alieni, però, dopo tutto, non sono così alieni. Sanno anche loro. Ragazzi, c'è qualcosa qui. Dove? Vedere. Dove? Andiamo. Qui, qua. Venite a vedere. Aspetta, corriamo. Sembra che ci sia una stanza qua dietro. Aspettate, vedo. Datemi dare un'occhiata. Vediamo. Sì, vedo proprio. Sì. È una stanza. Okay, c'è anche ragazzi, un corridoio. Non ci credo, sembra. Ma Metatron ha deciso di mettersi a lavorare per conto suo. Non disturbiamolo, lasciamolo fare. È la prima volta a lavorare, devo, meglio è non. È la prima volta che non devo obbligarlo. Ok, allora direi di. Diamo un'occhiata. Sì, prosegue, il corridoio prosegue. C'è stato un crollo della struttura. Sì, ok. Ma okay, questo posto, per essere frenato così, forse il tempo che gli avete dato inizialmente, 2000 anni, potrebbe essere. Perché è veramente ridotto male. Ok, qua credo che siano corridoi che sono franati completamente. E la natura ha ripreso il sopravvento. Esatto. Magari più tardi potremo provare. Più che la natura, sembra qualcuno che abbia proprio attaccato questa base. Sì, perché anche. Qua sembra l'effetto di un crollo dopo un'esplosione. Esplosione, proprio, c'è stata un'esplosione. Una caverna di ghiaccio? Come fa a esserci freddo qui sotto? Ghiaccio? In un asteroide? C'è qualcosa di strano? È abbastanza strano. Attenzione, tenete d'occhio le vostre tute che non si congelino. Esatto, guardatevi le temperature. No. Temperatura regolare, sì. Gradi Celsius sono a posto, ok, perfetto. Ok, perfetto. Ma più che altro un asteroide con un'atmosfera sua e del ghiaccio, sì. Mi manca qualcosa? Questo è un microsistema? Non lo so, ma... È un mondo dentro un mondo. C'è una sorta di nebbia. Vedo una sorta di nebbia da queste parti. Di solito la nebbia è dove c'è evaporazione, quindi calore. Esatto, però non sembra esserci ossigeno, almeno per ora. Non ho visto piante, quindi... Esatto. Ci deve essere un sistema in funzione da qualche parte qui. Dobbiamo trovarlo. Alla diamo ricerca, ragazzi. Dividiamoci e vediamo. Allora qua niente. L'hai trovato qualcosa? Ragazzi. Vediamo il tizio blu. Ragazzi. No. Fermi. Che è? Chi è quella cosa? Devo andare. Fatemi vedere. Oddio, ragazzi. Con calma. Sentite. Non facciamo. Sto vibrando. Ma abbiamo lasciato indietro Metatron, sarà al sicuro? Ok. Tranquillo, allora. Questo è lo stesso generatore che c'era nello Stargate. Quindi credo che sia la stessa tecnologia. E non ha l'aspetto del cielo questo cubo? Esatto, sì. Allora, secondo i miei calcoli, questo cubo è il generatore di atmosfera che dà l'atmosfera a tutto questo impianto. Abbiamo trovato un generatore di atmosfera. Cioè, un generatore. Rendetevi conto delle implicazioni. Ragazzi, aspettate. Questo cosa può veramente donarci l'atmosfera anche su Marte, su tutti quei pianeti. Non dovremmo più usare tutti le cariche di ossigeno per mandare avanti. È un risparmio incredibile. Sapete cosa avete idea di quanto costa un processo di terraforming? Sì, ma chi glielo va a dire ai sistemi coloniali uniti adesso che spendano fantatriliardi di dollari in terraforming? In condensatori di atmosfera, vi ricordate l'LV 426? Che glielo spiegano queste cose? Ma da qualsiasi cosa sia l'esito di tutto questo, noi ne usciamo ricchi, ragazzi. Cioè, rendetevi conto che... Oddio! Cioè, immaginate, anche soltanto... Non dico a parte il fatto che prima dovremmo vedere se siamo in grado di capire come funziona. E per quello ci penserò io, adesso non vedo l'ora di mettermi all'opera. Allora, aspetta, fare qui all'esperto. Ce ne sono due, diamo un po' un'occhiata allora. Caro Bark, quando tornerò a casa. Se premo questo, cosa succede? Ecco, non ne sappiamo niente, quindi stiamo attenti a cosa premiamo. Ecco. Tranquillo, Corrido, tranquillo. Noi siamo esperti di queste cose. Allora io aspetta, premo questo bottone, prendo qua. Allora, io... Ok, ma se provassimo a usare il saldatore, magari così? Saldatore? Che cazzo hai fatto? Ma perché hai usato il saldatore? Non mi hai lasciato nemmeno... Ma sei impazzito? Cosa succede? Perché l'hai usato? Non devi usare il saldatore, perché? No, non è vero, io ho usato il materiale. Cosa sta succedendo? Vedo luci rosse ovunque.
Non voglio morire giovane. Okay, no, allora, state calmi. Ragazzi, direi di allontanarci per adesso. La chiamiamo ritirata strategica. Okay? Mi sa anche a me. Ok. Ho visto troppi film per vedere come va a finire. Direi che ce ne stiamo andando. Fai i preparativi, inizia ad avviarti. Che ne dici? Sei troppo calmo pronto, per la situazione, Kalec. Io qua. Aiuto! Aiuto! Ok. BCD. Ok. Cioè, che casino avete fatto? Non ci voglio rimettere la vita per voi, eh. Non è colpa mia. Non sono di Doritan, proteggimi, ti pagherò il doppio. Andiamo, che non sono un mercenario. Io sono già pronto per scappare. Già pronto? A dove? Cosa dovremmo... È crollato tutto. È crollato? Che cacchio? Mi sa che ci tocca usare i pod. Ok, allora. Infatti la via si è liberata lì. È stato Metatron. Bravissimo Meta, bravissimo. Grandi, per fortuna che ci sei tu. Ci ha salvato la vita. Okay, allora io prendo questa. Te lo do, tranquillo. Io prendo questa. Io questa. Bisogna utilizzare queste navi, mi sa. Ok, ragazzi, ognuno nei propri pod. Oh, sono quattro, io vado con Meta. Ok, perfetto. Ok, sali. Ok, ok. I comandi sembrano quelli di una navicella base. Ok. Sì, esatto. Okay. Sì, li riconosco anch'io. Prima che sta per esplodere tutto. Okay, io vado. Via, ragazzi, via, io vado. Via. Mi sono bloccato. Sto avendo dei problemi. Cristo, aiuto. Addio, Corrida. Cerco di salvarmi. Il tuo stipendio. Cerco di uscirne, ragazzi. Cerco di uscirne. Non vi libererete di me. Ok. Io sono in orbita. Ah, ragazzi, sta avendo aiuto. Sì. La mia nave si sta muovendo da sola. Non so perché. Sta andando da sola. Oh, cavolo. Non so che succede. Oddio, andiamocene da questo dannato pianeta. Non la controllo. Mi sta portando fuori nell'atmosfera, ragazzi, nello spazio. Vi vedo. Oddio, ragazzi. Si è spenta l'atmosfera.